Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Friday 13 Store e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Davide e oggi siamo qua con un nuovo video che non è una recensione ma riguarda una recensione fatta da poco. Parliamo di Godzilla Minus One targato Bandai per la serie SH Figures. La recensione potete trovarla già sul canale, quindi se non l'avete vista guardatela, mettete pausa a questo video, l'andate a riguardare e poi tornate qui. In caso comunque la trovate anche in fondo a questo video. Allora, perché siamo qua? Parliamo di Godzilla che abbiamo qui, di questa action figure appena lanciata da Bandai riguardante l'ultimo film, e siamo qua perché durante la recensione che abbiamo fatto di questa action figure non abbiamo affrontato il discorso, un po' perché non me ne sono accorto tardi, sempre durante la recensione, ma tardi, e non volevo rifare tutto il video, non volevo allungare la recensione perché magari chi capitava su quel video voleva vedere l'action figure. E poi perché, avendo anche il negozio, il pezzo era appena arrivato e volevo far uscire il video velocemente e poi dovevo contattare i clienti, spedire i pacchi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo fatto un video in più, ovvero questo qua. Allora, il discorso qual è? Il discorso di Bandai, voi sapete, o almeno chi mi segue, la mia simpatia verso Bandai, ovvero nulla, ha colpito ancora, e stavolta non è un discorso di gusti, come magari mi dite sempre, no, perché a te non piace Bandai, invece è soggettiva la cosa. Qui non si tratta di essere soggettivi od oggettivi, qui si tratta di aver fatto un errore madornale, come direbbe Slater, il grande Arnold Schwarzenegger. E l'errore che ha fatto Bandai è, anzi due errori che ha fatto Bandai, perché uno è un errore e l'altro è una conseguenza. Allora, l'errore che ha fatto Bandai è aver fatto le placche dorsali malissimo, cioè le ha fatte in plastica dure, sembrano delle Pringle, giusto per farvi capire. Quindi immaginatevi di avere tante piccole Pringle qui sulla schiena e di non poterle nemmeno mangiare. Quindi vabbè, lasciando perdere il paragone inguardabile che ho fatto, comunque per farvi capire che si rompono solo a guardarle. E ovviamente una volta messa nella scatola, quello che può succedere lo lascio a voi immaginare, che la placca più lunga si spezza. Quindi il 90% di voi che acquisterà questo prodotto, sappiate che troverete sicuramente la placca più lunga spezzata. Ho detto 90% perché è probabile che il 10% si possa salvare, però sappiate che la probabilità è altissima. E lo scopo di questo video è innanzitutto avvertirvi di questa cosa, ma non di non acquistare il prodotto. Potete anche acquistarlo, perché comunque, come potete vedere, la sua figura la fa, è solo una placca spezzata che potete tranquillamente anche riattaccare, perché comunque la placca la trovate poi nella scatola rotta, quindi la riattaccate con un po' di attack e il peggio è passato, perché una volta poi messo lì non ve ne accorgete. Il problema è che Bandai non può fare questi errori qua, perché un pezzo come questo che costa 130 euro e poi lo apro e mi trovo la placca spaccata, mi girano le palle, ed è giusto. Quindi il collezionista ha ragione, Bandai invece non si è proprio minimamente preoccupata di questo problema. E perché dicevo che uno è un errore e l'altro è una conseguenza? Perché la conseguenza è la rottura, l'errore è aver fatto la placca dura, mentre invece potevano fare come faceva la NECA una volta, come ha fatto persino la IA Toys nelle sue nuove action figure che Bandai sono anni che fa Godzilla. La IA Toys è la prima volta e non ha fatto questo errore, quindi purtroppo Bandai si è superata questa volta. Quindi non è una cosa soggettiva, non è una cosa mia, ma qui ha pestato proprio la cacca, cara mia Bandai. Niente, questo è quello che io volevo dire. Praticamente questo video vale come allungamento della recensione, quindi se nella recensione vi siete accorti della placca rotta e magari l'avete scritto nei commenti, sappiate che me ne sono accorto, però ho voluto fare un altro video. Spero che sia stato d'aiuto questo video, anche se servirà poco, però comunque
come avviso potrebbe servirvi sia prima dell'acquisto che anche dopo. Quindi anche se uno magari l'ha acquistato la trota rotta, adesso faccio il reso, non mi conviene, perché comunque probabilmente anche quello che vi arriverebbe lo trovereste rotto, quindi lasciate perdere, piuttosto lo incollate e amen. Niente, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre di averci seguito, vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciateci ovviamente un commento, fateci sapere cosa ne pensate di questa storia. Mi dispiace per i collezionisti e i fan di Godzilla, so quello che avete provato quando l'avete aperta o cosa state provando ora guardando questo video, però purtroppo Bandai è così. Vi ricordiamo che se volete supportare il nostro lavoro ci sono gli abbonamenti attivi sul canale, potete abbonarvi, sbloccare contenuti aggiuntivi oppure fare dei super grazie che trovate sempre qui sotto facendo una donazione a vostro piacere, mettendo così in evidenza anche il vostro commento. Noi vi diamo un appuntamento come sempre al prossimo video, sempre qui e sempre con me. Grazie mille e ciao a tutti!